Allora, partiamo da uno splendido calice di vino. Siamo nel contest dell'Amarone, siamo nella Valpolicella, siamo idealmente nel Veronese, anche se di fatto siamo a Roma. Allora, spieghiamo la motivazione di questa serata che coniuga il territorio del Veneto ospite nella capitale, nella città eterna. Innanzitutto a Roma si viene sempre volentieri, indipendentemente dal motivo. Logicamente il motivo è per conoscere i giornalisti, per far conoscere la Cesari, che probabilmente era già conosciuta, per fare quattro chiacchiere spiegando l'azienda, spiegando la storia, la storia dell'azienda e il futuro dell'azienda e quello che sarà, auguriamoci, fra 10 anni, più importante di oggi. Senta, ma esatto, perché festeggiamo un compleanno importante oggi, no? Quello degli 80. La società è 80 anni miei. Complimenti e auguri. Ma allora, giunti all'ottantesimo compleanno, cosa c'è ancora davanti? Molto, moltissimo. Tantissimi programmi, due veramente molto importanti, che lo dicevo ai vostri colleghi, che logicamente non lo dico perché lo dirò quando iniziamo la realizzazione. Sono due cose importanti che proiettano la Cesari, che ciò significa che la Cesari vuole un futuro e il futuro deve essere meglio del presente, che è già buono. Poc'anzi abbiamo visitato, esplorato un po' il contest internazionale che conosce l'Amarone. In particolare io sono rimasta colpita dal fatto che Cesari abbia deciso ad un certo punto di sostenere, proprio perché il vino è passione e amore, il club di Giulietta con le sue lettere d'amore nel veronese. Perché? No, perché per l'amore. Perché Verona c'è Giulietta e Romeo, e poi insomma lo facciamo anche perché è giusto che assieme al vino si ricordi che Verona è una città importante, che ha una grossa storia, importantissima per l'Italia, una città che riceve un numero impressionante di visitatori all'anno e da sempre, è una delle città mitteleuropee che noi amiamo di più anche perché è nostra, e Giulietta Romeo fa parte anche del vino. E se dovessimo dire, oltre che alla stampa, che già ben lo sa, agli stranieri, quei pochi che ancora non lo sanno, tre buoni motivi per scegliere la Valpolicella, l'Amarone e Cesari, che cosa dovremmo dire a quello straniero che ci osserva e ci ascolta? Di scegliere Cesari, logicamente, perché l'Amarone, io lo reputo, fa parte dei tre grandi vini italiani, il Barolo, il Brunello e l'Amarone. L'Amarone è il più moderno. E ha un gusto morbido che affronta i giovani e soprattutto le signore, perché è morbido, vellutato, anche se ha una gradazione alcolica molto impegnativa. Uno vuota la bottiglia senza rendersi conto. Io l'ho girato il mondo, le posso dire che ho visto in Canada, negli Stati Uniti, in piena estate, due a tavola farsi una bottiglia di Amarone e poi chiedere se c'è la mezza anche. Noi facciamo anche la mezzina per questo motivo. Tra i motivi e poi perché Verona è veramente bella. E allora queste mi sembrano validissime ragioni, io la ringrazio. Intanto continuiamo i festeggiamenti per l'ottantesimo compleanno. Io della cortesia, perché ci siete voi, se no non ci saremmo noi.